coltello. Questa è la corrispondenza che noi abbiamo di, diciamo, di questo castello, che andiamo dal 1835 fino al 1912. Eccoci qua. Oggi al castello Beccheria di Montebello della Battaglia abbiamo un ospite speciale, Adriana Maria Soldini, che ci racconterà un po' di lei. Allora, Adriana, vuoi dirci prima di tutto chi sei e cosa fai di bello nella vita? Allora, io sono scrittrice, attrice d'arte, curatrice, articolista, sono laureata a Bologna, all'Università di Bologna, in protostoria eurasiatica, il corso di storia orientale, e scrivo per alcune testate, soprattutto scrivo narrativa e guide sui borghi. E infatti faccio parte anche degli Stati Generali del Po, del Forum del Turismo Sostenibile, e di recente ho fondato Cammini d'Autrice per portare le persone nei luoghi di cui scrivo. Adriana, ci vuoi parlare del tuo ultimo lavoro? Ma il mio ultimo lavoro è questo, è uscito il 22 aprile in edicola con Il Giorno, è una guida sull'Oltre Po Pavese, fa parte della collana 35 borghi imperdibili della casa editrice Edizioni del Capricorno, e dal 19 di maggio è uscito anche in tutte le librerie d'Italia e online, proprio in concomitanza con l'apertura del Salone del Libro di Torino, dove è stato presente allo stand della casa editrice. In realtà questa guida mi è stata chiesta proprio dalla casa editrice, sanno che abito in questa zona, e devo dire che all'inizio ero rimasta un po' titubante sullo scriverla, perché in effetti l'Oltre Po è poco conosciuto, però io poi amo le sfide, anche se poi il territorio ancora deve abituarsi ad accogliere i turisti, perché insomma non è un progetto nuovo questo, anche di farlo diventare patrimonio dell'UNESCO, per cui c'è ancora molto da lavorare. Ma devo dire che mi sono anche molto appassionata scrivendola, perché ho trovato cose di cui non ero assolutamente a conoscenza, e ogni borgo, io avrei voluto anche parlare un po' di tutti i borghi, sono tanti, sono diverse decine, ma lo spazio purtroppo non lo consente, e quindi ci sono poi questo vincolo della collana dei 35 borghi. Sono riuscita ad apportare, grazie insomma, anche alla fiducia che mi ha dato la mia casa editrice, alcune novità, e sono riuscita quindi a parlare di altri borghi nelle pagine, in 10 pagine in più nei dintorni, e arrivando a 62 borghi. E devo dire che è stato un lavoro molto appassionante, un lavoro che io ho voluto fare con il territorio come mia abitudine, perché io credo che una guida sui borghi sia un progetto con il territorio, perché poi sono i visitatori che, quando andranno a visitare questi luoghi, si troveranno davanti queste stesse persone che hanno parlato con me, come i sindaci e tutte le varie strutture e istituzioni che sono presenti, così come gli abitanti. Quindi, Adriana, cosa consiglieresti a qualcuno che vuole conoscere il nostro meraviglioso territorio? Beh, direi innanzitutto che l'Oltre Po Pavese non ha nulla da invidiare ad altri territori, molto magari molto più conosciuti, no? Che hanno già diciamo un percorso turistico già consolidato. L'Oltre Po Pavese è ricco non soltanto a livello diciamo naturalistico, ha un panorama che cambia in continuazione. Ricchissimo ad esempio per chi ama camminare, di cammini, di aree protette, di parchi, ma è anche la città, come ho scritto anche nell'introduzione, che è terra di vigne e di castelli, e ci sono ben 38 fortezze, tra cui questa dove siamo ospiti. È un territorio estremamente variegato, con dei prodotti di prima qualità,
E infatti in realtà poi anche il motivo per cui la mia casa editrice me l'ha chiesto è che proprio la produzione vitivinicola sta facendo da traino a questo territorio, perché è molto apprezzata sia a livello nazionale che internazionale. E quindi abbiamo non soltanto una cultura che ci riempie gli occhi, e devo dire 160 pagine sono state veramente poche, molto, ho fatto molta fatica a stare dentro a questo numero di pagine, ma c'è anche molto altro da vedere, ci sono anche le storie delle persone, ci sono i grandi personaggi che sono passati in questo territorio, che lo hanno amato. Pensiamo soltanto ad Albert Einstein, che ha amato. Lui, scrivendo alla sua amica Ernestina, dice che i giorni passati inoltre sono stati tra i giorni più belli. E inoltre pensate che lui ha vendemmiato e ha suonato il violino nelle vigne dell'Oltrepò. Ma sono tanti quelli che insomma sono stati di passaggio, personaggi tipo il grande Federico Barbarossa, oppure abbiamo Napoleone, ma sicuramente quello che più scatena la nostra fantasia e diciamo il proliferare di leggende è sicuramente il grande Annibale, che arrivò nella nostra zona e che appunto si pensa anche che abbia dato il nome ad alcune località come Scuropasso, oppure anche al monte più alto dell'Oltrepò Panese, il Monte Lesima, per l'esa mano, no? Si dice che sia caduto da cavallo e si sia ferito una mano. Ma comunque tanti sono i personaggi anche che sono nati in questo territorio e anche loro, come tutto il resto, vanno ad impreziosire la storia e la bellezza dell'Oltrepò Panese. Adriana, dopo tanto tempo sei ritornata qui al Castello di Montebello della Battaglia. Quali sono le tue nuove sensazioni? Sì, sono stata tempo fa al castello e devo dire che Davide e Deborah hanno fatto un lavoro straordinario. Mi sembra proprio di essere entrata quasi in un castello diverso. Ha preso vita anche con tutti i mobili, tutto quello che viene esposto, che è stato anche donato, e credo che anche questo amore verso questo castello di tante persone sconosciute vada anche a concorrere a questa atmosfera così magica, a volte misteriosa, e comunque sia ci sono veramente dei particolari, dalle porte agli affreschi, soprattutto gli affreschi dei soffitti, che sono un vero capolavoro. Sembra proprio di entrare in un altro tempo, in un'altra epoca, e di poter ancora forse conversare con gli antichi abitanti di questi castelli. Grazie per essere venuta a trovarci. Ma grazie a voi per avermi ospitato in questo posto splendido, e mi sento onorata di essere anche la prima persona del tuo passaggio. Sarà felice veramente di questa cosa. Ti aspettiamo sicuramente per altri eventi che stiamo organizzando qua nel giardino, e quindi non mancherò ancora. Tanti saluti a Davide e alle tue figlie. Grazie mille, ciao.